Questa è proprio dedicata a Pietro Taricone. All'epoca era il Grande Fratello e lui che ci ha tirato su anche il locale nostro. Carciofini, olive, wurstel, funghi e salamino piccante, proprio una pizza da guerriero, nata 10 anni fa quando Gerardo ed Oina decisero di dedicarla al vincitore morale del primo Grande Fratello, la pizza Taricone, anche perché Gerardo porta lo stesso cognome dell'attore morto all'alba dopo lo schianto con il paracadute. Così, avendo legato parte del successo del loro locale allo showman Ciociaro, hanno voluto lasciare un ricordo. Veramente, guarda, mi fa... Guarda, mi blocco anche perché sinceramente a me mi dispiace per lui. È l'unico che è rimasto un po', secondo me, nella storia, proprio perché era il primo e dopo sono state tutte ripetizioni. Cioè, quando ho sentito la notizia mi è dispiaciuto moltissimo. In tanti commossi per la morte tragica di uno dei volti più apprezzati, gli amici e i colleghi, il ricordo di Lorenzo Battistello, vicentino, che via Facebook ha aggiornato costantemente sulle condizioni durante le 9 ore di operazione. Poi la padovana Eleonora Daniele, il compagno di classe al liceo Roberto Saviano, molti in città hanno voluto ricordarlo. Parlavo anche con la mia amica prima, che appunto è uno dei pochi del Grande Fratello che ce l'ha fatta. Più che altro perché aveva una figlia piccola, per quello che sono rimasta, però alla fine di fare sport estremo è una scelta.